Torniamo live da Piazza del Plebiscito, Sub Web Radio in collaborazione con Edition per portarvi all'interno del festival. In questo caso, più che all'interno del festival, all'interno di una costola del festival, la mostra fotografica che è in allestimento, che si sta svolgendo a Palazzo dei Priori, e sono con i due curatori, due autori delle foto in questione, Michele Furci e Carlo Panza, che innanzitutto vi ringrazio per essere venuti qui e buonasera. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, questa mostra fotografica si intitola Resilienza. Perché questo titolo così potente, così forte? Resilienza perché comunque è una parola che ci è nata durante la realizzazione del progetto, incontrando realtà associative di giovani che comunque si oppongono alle mafie non in maniera violenta, ma proponendo cultura e riqualificazione del territorio. Voi avete fatto una full immersion per scattare le vostre foto, cioè non è stato un qualcosa di preparato, siete andati lì, avete vissuto il territorio, avete vissuto la realtà che si cela dietro la mafia, dietro la resistenza alla mafia. Sì, abbiamo avuto dei contatti, abbiamo visitato degli immobili che sono stati sequestrati alla 'ndrangheta e che sono diventati un centro diciamo di incontro tra i giovani, tra proposte nuove, iniziative che vanno dal teatro alla musica, quindi è un qualcosa che ha a che fare con diciamo con la cultura della legalità. E quindi è quello che è importante, e abbiamo trovato una realtà di giovani veramente forte, loro sono veramente incredibili, sono motivati veramente con una grandissima forza interiore. Una domanda tecnica, immagino che là avete fatto tantissime foto, avrete catturato tantissime immagini, come avviene la scelta? La scelta avviene innanzitutto cercando di rispettare quelle che erano le esigenze editoriali, quindi il target che ci eravamo posti e poi sicuramente rendendo coerente tutto il racconto, cercando di rendere coerente, tralasciando ovviamente poi la parte autoriale verso la quale noi ci siamo posti, abbiamo fatto un passo indietro insomma. L'immagine di copertina, chiamiamola così, l'immagine che dà il titolo alla vostra mostra fotografica, questa ragazza che è all'interno di un vicolo e è intenta a parlare, a camminare, come mai la scelta di questa immagine? Vai tu. Questa è una scelta che si riallaccia a quello che ho detto prima, a questa forza che hanno questi ragazzi che gestiscono questi beni, quindi le idee chiare, anche qualche volta anche facendo fronte a delle esigenze che non sono puramente organizzative, ma quantomeno di mantenimento di queste iniziative, perché magari ci sono organizzazioni che hanno che gestiscono beni che non sono propriamente perfettamente agibili, quindi ci sono problemi magari anche strutturali, anche di manutenzione, quindi quelle sono situazioni che non sempre se ne fanno carico le amministrazioni locali. Sì, quindi vera, c'è un volontariato dietro abbastanza forte. Quindi, sì, la vera quindi problematica lei, è questa qui. Lei era in qualche modo l'immagine che noi abbiamo trovato, l'immagine dei giovani motivati, forti e veramente tendenti alla legalità, quindi quella ci sembrava l'immagine perfetta secondo noi. Certo. Avete avvertito quindi dei personaggi forti, delle persone anche se giovani però molto forti nella lotta contro la mafia, avete avvertito anche un po' di paura? No, rispondi tanto. Guarda, no, la paura no, non c'è, io ti parlo da oriundo, sono di Reggio Calabria, ho visto fino a 19 anni lì, la paura non c'è. C'è la paura appunto di non essere coccolati diciamo dallo Stato, questa paura sì, la paura di non essere compresi, di sentirsi abbandonati dall'Italia, hanno una fame di visibilità anche. Sì. Sì, sembra che appunto la loro paura non è il fatto di denunciare o diciamo in qualche modo rappresentare la loro contrarietà, no, all'illegalità,
ma è appunto il problema di gestire questi locali, perché la forza è tanta, insomma. All'interno di questa mostra, come in tutti i casi, c'è il book fotografico che si può acquistare e per vedere, per avere le immagini poi che in realtà sono anche in esposizione. Come mai la scelta del foglio protocollo? Perché in realtà questo progetto è sia fotografico che anche video. Noi abbiamo fatto delle riprese video, pur non essendo videomaker, delle riprese video come fossero delle testimonianze libere di questi personaggi, tra i quali anche una deputata della Camera come la Rosanna Scopelliti, che è stata qui ospite al Festival Ombre, o Giovanni Impastato, Danilo Sulis e un paio di giornalisti. La verità è che questo lavoro voleva essere una testimonianza da portare in giro, proprio come fosse un documento protocollabile alla procura, per dire. Ecco. Quindi c'è la scelta del carattere, no? La macchina da scrivere, sì. Un pochino sporco, no? Quindi quello era una scelta, diciamo così, un po' particolare che ci tenevamo. Chi vi ha aiutato? Ci ha aiutato, ecco, io in questo caso posso rispondere io, sono la curatela, diciamo, della mostra, sia ovviamente fatta fisicamente e fattivamente da noi due, ma c'è alle spalle una struttura che è l'Associazione Culturale Artitudine. Io sono il presidente, è un'associazione nata quest'anno, anzi circa un anno fa qui a Viterbo, e si occupa ovviamente di cultura. E quindi quale migliore occasione Vedere il vostro lavoro. Esatto. Fino a quando ci sarà l'esposizione? Fino a sabato, diciamo che di pari passo con il festival si conclude anche la mostra. Perfetto, io vi ringrazio mille. Allora ci vediamo, cioè invitiamo grazie tutti i nostri ascoltatori, chi ci sta guardando in diretta Facebook, a venire a Palazzo dei Priori a vedere la mostra Resilienza. Grazie a voi. Grazie a voi.